Con orgoglio indosso la fascia tricolore e con lo stemma araldico del mio comune che si chiama Cerignale, ma porto anche un lutto al braccio, perché voglio testimoniare in questa aula che ogni giorno un piccolo paese muore causa spopolamento. E senza i cittadini non si tutelano i beni comuni. Il lutto vogliamo metterlo via, però solo tricolore. Solo tricolore. Solo tricolore, niente lutti. I piccoli comuni abruzzesi. No, siamo i piccoli d'Italia. Se ci perdete noi, vi perdete anche voi. Persi noi, persa l'Italia. Guarda, hai fatto un intervento condivisibile tu. Bravo. Banalmente io ho portato una fascia a lutto, oltre alla fascia tricolore, perché mentre eravamo in quell'aula, probabilmente in un piccolo paese della nostra Italia moriva per mancanza di abitanti. Quello spopolamento è il tema centrale che dobbiamo affrontare in questi palazzi. Io sono andato volutamente fuori tema perché lì dentro di questi problemi non se ne parla. Quando si perde un paese, si perde una cultura, si perde la capacità di fare un formaggio, si perde l'Italia che conosciamo, che è un paese fatto di paesi. L'acqua che bevete qua a Roma arriva dal lago di Bracciano. Quanta di questa risorsa torna in questi paesi in difficoltà? Nulla. Ecco, dobbiamo ricreare un riequilibrio, far crescere questa Italia intera, e il latte versato ai pastori sardi è la protesta di tutte le aree rurali d'Italia che non ce la fanno più. Via noi, via l'Italia. Sul problema dello spopolamento avete avuto delle risposte dal governo, dalle istituzioni? Sul problema dello spopolamento il ministro Conte ha detto che ha preso appunti, per adesso non abbiamo avuto ancora nulla. Riteniamo che sia la prima grande opera da mettere in campo, perché il disequilibrio demografico è un problema anche per le città. Cioè, noi dobbiamo mettere in connessione l'Italia del Frecciarossa con l'altra Italia, quell'area delle aree interne, dell'Italia delle marginalità. Ecco, però ad oggi politiche concrete su questi settori, su questi interventi non se ne vedono. Ci vuole una grande rivoluzione europea, perché questo problema è un problema europeo. Cioè, benissimo le smart city, ci vogliono gli smart land. Dobbiamo mettersi in connessione e poi i territori, tenuto conto dei cambiamenti climatici, di quello che sta venendo avanti, sono la grande vera risorsa dell'Italia. Alle spalle della grande città c'è l'Ovest nuovo da riconquistare. Venite, vi aspettiamo.